Hello, I'm James Goldstein, and I love to watch NBA Week. Raga, siamo alla About Basketball Day a Milano. Freddo Uomo e le statistiche è qui con noi. C'è un sacco di bella gente, la giornata c'è Molinari dietro noi, Mazzella di là, c'è veramente di tutto, la giornata è piuttosto bella. Quanto è dura, quanto è difficile organizzare una giornata del genere? L'idea nasce più o meno un anno e mezzo fa, prima della prima edizione, che è avvenuta 24 giugno del 2018. E parte tutto da Gianluca Gazzoli, la sua idea era quella di festeggiare la pallacanestro con una giornata. Eravamo già in contatto, mi ha chiamato Luca Mazzella di Overtime, noi tre più altri abbiamo organizzato l'evento dell'anno scorso. Visto il successo dell'evento dell'anno scorso, quest'anno abbiamo deciso di ampliarci un po', quindi abbiamo chiesto al Playmore di ospitarci, loro sono stati disponibilissimi e siamo qui. È da due giorni che smontiamo, montiamo cose, ma è da quasi un anno che ci stiamo dietro. Speriamo che... per ora sta andando bene, dai. Dal punto di vista invece di basket in generale, noi siamo NBA Week, quindi pronosticone per la stagione in avvio. Chi vince e chi sarà l'MVP? Allora, l'MVP io dico Steph perché avrà più possessi, avrà ancora più responsabilità offensive, quindi secondo me farà una grande stagione, potrebbe essere lui. Però la stagione che viene mi sembra proprio bella a livello di equilibrio, non c'è più una grandissima favorita, che poi l'anno scorso abbiamo visto che non ha neanche rispettato il pronostico per situazioni varie che in una stagione lunga accadono per forza. Io dico i Clippers, così, ma potrebbero essere davvero, ci sono 3-4 squadre, anche a est c'è una bella mattanza di squadre, è molto interessante la prossima stagione. Bene, siamo qua, cari amici di NBA Week, siamo proprio noi qua dall'About Basketball Day, direttamente da Milano, e niente, abbiamo conosciuto per la prima volta Luca Mazzella. Un'emozione. Davvero insperata. Poi vabbè, abbiamo ritrovato il nostro amico Molinari, conosciuto anche Marco di Dunkest, che sfideremo alla gara di 3-3. Fabrizio Fasanella, che avrete già visto, sì, o vedrete in questo video. E poi nulla, c'è stato Bevacqua, che cercheremo di portarvelo. Chissà che non se ne sia già andato. Però in realtà bella giornata, situazione figa, un'ottima occasione di condivisione per creare community, rispetto... È la parola del giorno, community. Esatto, creare community e integrazione. Nel caso nostro funziona, perché noi, essendo dei contadini toscani in questa situazione cittadina, abbiamo bisogno di essere un po' integrati e di integrarci, e lentamente ce la stiamo facendo. Ci stiamo integrando. Esatto, abbiamo bisogno un po' di abbattere le inibizioni attraverso il buon alcol, che comunque muove tutti noi. Adesso Bevacqua è lì, tra abbiamo Bevacqua dietro, quindi adesso gli andiamo a rompere il cazzo. Sì. Prego, prego. Vada. Nel frattempo, tipo, giustamente si utilizza il differenziato. Certo. Perché vi siamo ecologici. Esatto. Bella riga. Ciao a tutti. Ciao a tutti, siamo sempre qua, quelli di NBA Week, dall'About Basketball Day, e qua con me, come potete vedere, c'è Alessandro Molinari Dunkest. Ciao a tutti raga, ben ritrovati. Qui ormai Alessandro è un grande amico di NBA Week, e visto che la stagione è alle porte, ci sono le aste, tempo di aste fantacalcio, ma a noi ci piace più il fantabasket, quello di Dunkest ovviamente, e quindi vogliamo da Alessandro uno dei rapidi consigli su che tipo di profilo cerchiamo, quali sono i migliori giocatori per Dunkest. Allora,
quest'anno secondo me c'è tanta variabilità, nel senso che anche nel fare il database delle quotazioni non era facile. Sui centri c'è tantissima roba, c'è tanti giocatori a 10. Io ho in mente un nome che è quello di Mitchell Robinson. Sarà che sto nome Mitchell mi piace, tengo Mitchell, quelle robe lì. Mitchell Robinson secondo me è un nome che a New York, con la squadra un po' più giovane che hanno, può fare molto bene a livello di centri. Come ali vai sui grandi nomi, dai Giannis, Davis, quelle lì, fai fatica. Bargnani soprattutto, che ritornerà in NBA. No, Melli, secondo me a 6, perché quotato 6. Nick, se prende il giusto spazio in NBA, può fare molto bene. Guardie, chi si può nominare? Lui, sì, rimane forse il giocatore principale. Bisogna andare a prendere qualcuno dalla tripla doppia facile. Lui, se si hanno un po' più di crediti, un Harden, un Westbrook, da vedere come giocheranno assieme. Quindi il mio consiglio è: sui centri qualcosa si può risparmiare, ali e guardie non si può sbagliare, e si va coi big, insomma. Sul coach invece? Il coach va cambiato ogni giornata, in verità. Per cui secondo me le squadre favorite sono tante quest'anno, 8, quasi 10. A me piacciono molto gli Utah Jazz, quindi se devo dire un allenatore dico Snyder, un po' più basso come costo ma un'ottima resa. E invece però, tipo, ci sono persone che credevano, e non faccio nomi, che i giocatori in panchina non facessero punteggio. Invece valgono al 50%. Chi è in panchina? Il sesto uomo, che è un po' in panchina e un po' più grande nel gioco, vale al 100%. Occhio a non fare errori, ragazzi, perché si gioca in turni, si può sostituire chi ha già giocato con chi non ha ancora giocato. Ci sono un po' di regole su Dunkest. L'invito è leggere bene il regolamento, provare un paio di giornate se ancora non l'avete fatto e capire un po' i trucchi. Però la panchina vale al 50%. E per chiudere vi ricordo, ragazzi, di scrivere sempre sulla pagina di Dunkest: ma quando è che aggiornate i punteggi? Nel dubbio scrivetelo, che noi siamo sempre molto disponibili. Bentornati, ragazzacci. Quelli di NBA Week hanno grosse novità, hanno fatto un grosso incontro, ma molto grosso, che probabilmente avrete già visto all'inizio del video. Quello che non sapete è che noi abbiamo raccattato con quell'incontro un sacco di soldi, un sacco ne faremo dopo, e quindi possiamo comprare le vostre case, le vostre madri, le vostre mogli, qualsiasi cosa. Adesso siamo ricchi. Sì, e con un sacco di droga, perché abbiamo incontrato, come voi avete già visto, James Goldstein. Più che un uomo, un ammasso di sostanze psicotrope. Sì, un ex essere umano, una persona, un cartonato portato in giro. Però abbiamo scoperto, e già lo sapete, che ci osserva, ci guarda, gode dei suoi momenti psichedelici, osservando e ascoltando soprattutto le teorie di noi di NBA Week. Infatti ha detto che ama guardare NBA Week, ragazzi, e dovreste farlo anche voi. Bella, ragazzi, siccome ci siamo rotti il cazzo di intervistare super mega personaggi, sono qua, siamo con Moreno, che non è da meno, un altro super mega personaggio, perché è il social media manager della About Basketball Days. E quindi la domanda è: quanto lavoro c'è e quanto ripaga tanto lavoro in una manifestazione del genere, tanto partecipata e tanto interessante? Il lavoro che c'è dietro è sicuramente tantissimo. Oltre al mio c'è tutto il lavoro dei ragazzi che hanno organizzato, da Move, Gianluca, si sono fatti davvero un mazzo enorme per poter mettere in piedi tutto questo, tutto come passione, con investimento, e sicuramente lavora davvero tanto. Dal mio punto di vista, il mio occhio è sul momento, sulla storia da raccontare, sull'emozione che si sta vivendo, e quindi io cerco di catturare quello che posso, questo è quello che posso dire io sul mio lavoro e su quello che sto facendo. Ottimo, ringraziamo il grande Moreno, numero uno. Raga, siamo con Riccardo Scalise, Mr. Selfie, numero uno di sempre. Anche io guardo NBA Week, capito? Hello, I'm James Goldstein, and I love to watch NBA. Ooh.